La provincia di Lodi partecipa in maniera convinta e con determinazione a questa rassegna. Si è parlato di agricoltura, certamente ed è giusto, poi ne parlerò anch'io, però prima di tutto da Lodigiano della Bassa la fiera di Codogno rappresenta anche qualcos'altro, è un dato emotivo, è un'infanzia come veniva vissuta, i bambini a casa da scuola che con i genitori vengono alla fiera il mercoledì, qualcosa che fa parte del nostro DNA, della nostra storia, della nostra tradizione come momento di comunità. E questo è un dato certamente importante, che comunque non è un dato casuale, perché comunque riprende quello che l'agricoltura ha sempre rappresentato per queste zone e per l'intero territorio lodigiano. Lo dico, qualcuno sta osservando, io lo dico sempre in maniera convinta, che il lodigiano ha nel proprio DNA l'agricoltura, e forse dirlo qualche tempo fa sembrava dire che fossimo indietro con i tempi, perché il progresso andava in tutt'altra direzione, dove bastava essere a casa con un personal computer, schiacciare un pulsante e i soldi nascevano e si moltiplicavano. La recente crisi economica invece ha dimostrato che l'economia si basa su altre fondamenta, che sono quelle del lavoro. E da questo punto di vista il lodigiano ha molto da esprimere sia per il tessuto economico del mondo artigiano, della piccola e media impresa, e sia per quanto riguarda il tessuto agricolo. È chiaro, si è detto, ed è vero, che vuol dire all'interno di una crisi generalizzata, forse in questo momento, l'agricoltura è uno dei settori tra virgolette più fortunati, perché è un PIL che è in crescita. C'è un problema di prospettiva, perché quello che oggi può essere un segno più, da un giorno con l'altro può passare anche improvvisamente con un segno meno. Il lodigiano, con il suo DNA agricolo, io penso che abbia saputo e sa guardare al futuro. Perché quando diciamo e quando parliamo del valore dell'agricoltura nel lodigiano, non esprimiamo solo un valore bucolico per dire come sono belli i campi verdi, ma esprimiamo anche valori dell'innovazione, valori della ricerca, valore di chi in un mestiere è tradizionale guarda anche al futuro, appunto l'innovazione, legato anche a strumenti, istituti importanti, quelli qual è il Parco Tecnologico Padano, dove insegna a fare una migliore agricoltura, una migliore alimentazione, un'alimentazione più sicura. E da questo punto di vista, per queste situazioni, penso che questo territorio saprà esprimere tantissimo nel 2015 in vista di quell'importante appuntamento che è Expo, e che non a caso pone l'agricoltura come tema centrale. Perché quello che diceva il vicepresidente della Commissione Agricoltura è una cosa vera: nei prossimi anni il dibattito mondiale sarà sull'autosufficienza alimentare, perché grazie al cielo ci sono popolazioni, oltre all'aumento della popolazione ci sono popolazioni che fino a qualche anno fa erano in stato di povertà, che ricadeva anche sul regime alimentare, mentre grazie al cielo la ricchezza anche di questi paesi sta aumentando, ma il problema dell'alimentazione si porrà. Quindi penso che la Lombardia, l'Italia, abbia bisogno di più agricoltura e di più agricoltura qualificata, e da questo punto di vista penso che il lodigiano sa esprimere e saprà esprimere moltissimo. Da questo punto di vista anche dell'innovazione guardo anche con favore quell'investimento che con tutta probabilità ci sarà da parte di una società privata che prevederà l'edificazione di circa 70 ettari di serre, che daranno posti di lavoro a circa 200 persone e che saranno riscaldate da calore che altrimenti andrebbe in atmosfera che fuoriesce da una centrale qua vicino. Sarà un brand tipico e unico per questo territorio. Al di là, ripeto, del dato occupazionale di controtendenza, mentre c'è una crisi si assumeranno 200 persone, ci sarà però un brand unico che caratterizzerà questo territorio, che è un'agricoltura che magari fa parte
la coltivazione in serie di altri paesi, ma che costituisce una grande situazione di innovazione per questo territorio. E infine chiudo, lo dico, non voglio essere polemico, però mi fa piacere che si parla di agricoltura e di agricoltura in questo modo, perché molto spesso negli ultimi anni incentivi di tipo energetico forse hanno tolto una certa attenzione su determinati valori dell'agricoltura e con il rischio che ci fossero le stalle vuote o i campi non coltivati perché determinati incentivi producevano ricchezza da altre parti. Chiaramente ci devono chiaramente essere, ma però l'agricoltura è un'altra cosa, è un'altra cosa, è coltivare i campi, creare, far nascere il cibo. Per cui quando la provincia di Lodi interviene per cercare di limitare nei limiti del possibile, senza una normativa proprio specifica a questa direzione, non lo va perché vuole punire determinati settori, ma perché pensa che il fotovoltaico sui campi, per fare un esempio, non è lo sviluppo futuro che vuole avere questo territorio. Il fotovoltaico deve essere fatto sui tetti o in altre o in situazioni di aree che sono già comunque usurpate. Ma comunque il dato positivo è che anche quest'anno la fiera c'è, è una fiera forte, è una fiera viva, e anch'io rinnovo i complimenti al dottor Ferri perché, ripeto, oltre alla volontà e alla capacità c'è una grande passione, una grande dedizione. Quando ci sono queste qualità poi i lavori vengono sempre bene. Grazie. La cerimonia di inaugurazione di questa storica fiera. Come ho già avuto modo di dire in precedenti occasioni, credo che questa non sia solo la fiera della città di Codogno, bensì la fiera di tutta la provincia di Lodi, ma soprattutto è un'occasione per parlare di agricoltura. Il tema principale, come già stato annunciato dai precedenti interventi, è certamente quello della nuova PAC. Io avevo segnato anch'io degli spunti, ma vedo che chi mi ha preceduto li ha già ampiamente illustrati, per cui credo non sia opportuno tediarvi ulteriormente. Sicuramente le due questioni principali che sono state sollevate sono quelle che a mio modo di vedere sono le più rilevanti per il nostro territorio, e quindi la scelta di legare i premi alla superficie senza tenere in minima considerazione la questione della rendita è sicuramente un parametro certamente molto penalizzante non solo per l'agricoltura italiana ma principalmente per l'agricoltura delle regioni del nord. L'altro aspetto su cui concordo è quello che lega il 30% degli aiuti a quello che viene chiamato greening e quindi alle pratiche ambientali quali ad esempio la diversificazione delle culture, il mantenimento dei pascoli o delle coperture erbose. A scanso di equivoci sono assolutamente convinto che il miglioramento dell'ambiente sia un obiettivo condivisibile, ma non vorrei appunto che questo comportasse l'introduzione di impegni troppo gravosi per le imprese o addirittura incompatibili con le nostre tradizioni culturali. Come si diceva però, fortunatamente l'iter per l'approvazione di queste proposte è ancora lungo e soprattutto le procedure di codecisione che coinvolgono in modo determinante il Parlamento europeo offrono certamente ampie possibilità di discussione e di correzione di alcune scelte fatte. Ovviamente sarà decisivo il ruolo che i nostri parlamentari europei sapranno svolgere, interpretando con la giusta determinazione le preoccupazioni che il governo italiano, con l'appoggio di tutte le regioni, come diceva prima l'assessore regionale De Capitani, hanno già espresso. Queste però sono decisioni che vengono prese al di sopra di noi. Come amministratori locali credo che dobbiamo guardare soprattutto a ciò che possiamo fare per il bene della nostra agricoltura. Mi sia consentito quindi un breve elenco, un'altrettanto breve analisi di quelle che sono le questioni di stampo locale, partendo da come l'agricoltura ha affrontato la crisi. Anche qui è già stato detto, forse in crisi ci siamo entrati prima degli altri, ma probabilmente siamo anche i primi a mettere fuori la testa. Si diceva del PIL, io aggiungo altri dati, che sono i prezzi attualmente riconosciuti, ad esempio, al latte e al suino. Credo che questa sia una testimonianza dell'inversione di tendenza. Tuttavia sono dati che vanno consolidati, perché l'oscillazione dei prezzi è una problematica che purtroppo abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. E per fare ciò, credo che non ci si possa affidare al solo mercato. Anche qui credo che l'esempio degli ultimi anni lo stia a testimoniare. Affidarsi al solo mercato
si rischia che se questo non è governato determini dei danni. Lo diceva prima il dottor Ferri, la crisi qui da noi ha portato via tante aziende e questo è sicuramente un male perché il territorio è meno presidiato dal punto di vista ambientale. Occorre allora qualche strumento correttivo che porti a confrontarsi costantemente tutti i soggetti delle varie filiere, ma è necessaria anche una nuova visione, e cioè che ciascuno non parteggi ciecamente per la propria categoria, altrimenti ciò si tradurrebbe in un corporativismo che non porta a nulla. Si tratta di capire qui che il vero valore aggiunto non sta singolarmente nell'uno o nell'altro anello della filiera. Il valore aggiunto si chiama Made in Italy e di esso fanno parte in ugual misura e con pari dignità agricoltori e trasformatori. Il tema del Made in Italy mi consente di collegarmi a quello del Made in Lodi. Alla promozione dell'agroalimentare locale stiamo dedicando risorse, sforzi e progetti. Sappiamo perfettamente che non è solo con la produzione di prodotti tipici che si può dare una risposta a tutte le varie e complesse problematiche dell'agricoltura del nuovo millennio, ma siamo altrettanto consapevoli di due fattori che riteniamo ugualmente veritieri. Il primo è che in questo settore gli spazi di crescita siano sicuramente ampi. Il secondo è che mentre promuoviamo i prodotti stiamo facendo marketing per tutto il territorio. Il gusto quindi come esca per poi far conoscere la nostra piccola ma straordinaria provincia in tutti i suoi aspetti. Qualcuno mi chiede se questo possa funzionare. Ebbene, abbiamo voluto provarlo noi stessi, facendo della rassegna gastronomica lodigiana un test. Volete sapere i risultati? Mettendo pubblico e privato insieme, parlando di lodigiano, di buon cibo e di buona cucina, in poco più di 2 mesi sono arrivati 20.000 milanesi con un portafoglio da 1 milione di euro, e questo in soli 2 mesi. Un pensiero infine a chi legittimamente vuole continuare a fare agricoltura in modo tradizionale. Anch'io, al pari del Presidente, continuo a manifestare tutta la mia cautela verso biogas e biomasse, utili se come strumenti di differenziazione del reddito, ma potenzialmente pericolosi se diventano il core business di questo settore, per effetto delle conseguenze che crea sui prezzi delle commodities e per il fatto che, come dicevo prima, ciò che piace al mondo è il nostro cibo, la nostra energia probabilmente è uguale a quella di tutti gli altri paesi. E allora, per aiutare chi vuole restare puro allevatore o puro agricoltore, credo che come istituzioni dovremmo prenderci principalmente 2 impegni. Il primo riguarda norme di natura urbanistica, necessarie per governare quel processo di consumo del suolo agricolo che purtroppo negli ultimi 20 anni ha visto la Lombardia e il Lodigiano perdere enormi porzioni di territorio. Il secondo riguarda gli obblighi che vengono posti in capo alle aziende agricole e mi riferisco in modo particolare ai controlli di natura sanitaria e veterinaria. Si tratta di controlli, a mio modo di vedere, necessari, anzi, se oggi possiamo vantare la più salubre agricoltura del mondo e se quando scoppiano degli scandali tipo BSE, lingua blu e cose di questo tipo, è sempre roba che arriva da altri paesi, è anche e soprattutto grazie a questo sistema di regole e controlli. Al tempo stesso però il sistema deve tutelare, non penalizzare gli agricoltori, che esso non si trasformi quindi in una zavorra insostenibile dal punto di vista burocratico, oltre che in un elemento di svantaggio nei confronti dei concorrenti esteri. Non voglio dilungarmi oltre, spero solo di aver fornito qualche interessante spunto di riflessione. Permettetemi solo di concludere, augurandomi che sui temi che trattiamo, e principalmente quelli della promozione dei prodotti locali e del marketing territoriale, i nostri agricoltori manifestino sempre più numerosi il loro interesse, perché le opportunità, ricordiamocelo sempre, sono di chi le sa cogliere. Grazie e viva la Fiera di Bologna.